Ed ora siamo con Domenica Rigazzoni, che è la scultrice di questa bellissima opera che abbellisce il cortile dell'Elite, che oggi viene inaugurato qui a Vieste, all'interno del comune. Ci illustri un po' questa scultura e soprattutto cosa rappresenta questo evento? Allora, io sono figlia di un liutaio e credo che già questo aiuti il pubblico, nel senso che dopo la dipartita di mio padre io ho iniziato a scolpire è una rappresentazione di che cos'è la manualità, di cos'è l'artigianalità dell'arte, perché alcuni violoncellisti che suonano il cello non sanno neppure di come è costruito, di come è stato fatto, quindi è proprio così un inno all'artigianalità e alla musica, perché volevo ringraziare sia l'assessore alla cultura di Vieste, sia la musicista, la violinista Noemi Granatiero, che mi ha fatto da ponte casualmente perché ha fatto una foto vicino alla scultura e la signora poi la vide. Io sono molto felice di averla donata alla città di Vieste in questo bellissimo luogo. Come nasce questo connubio con Vieste? E nasce proprio per questa amicizia con mio figlio che fa il violinista ed ha insegnato per 2 anni al Conservatorio di Bari violino e insegna attualmente al Conservatorio di Reggio Calabria violino, quindi nonno liutaio, io ci sono passata in mezzo e il nipote violinista, quindi ecco perché la musica. Feci una mostra a Palazzo Vecchio nel 98 e dedicata tutta alla musica con Gillo Dorfles e feci 80 sculture dedicate alla musica. Concludere come Vieste. Come? Come Vieste, come ha trovato Vieste? È una bellissima, bellissima città e spero di tornarci tutti gli anni, ecco.